Si inaugura a Salemi la sezione comunale dell'Associazione Federambiente. Anche qui quindi si parte con questa avventura. Lei rappresenta l'associazione a livello nazionale. Come è nata secondo lei anche questa sezione? Quindi Federambiente nasce a Mazara nel 2009 e da pochi mesi abbiamo istituito la sede comunale a Salemi e anche a Messina, affidandola ai ragazzi di Salemi che stanno operando abbastanza bene sul territorio, promuovendo sia le attività di tutela ambientale che della protezione civile. Perfetto. Vicepresidente, qui accanto a me Antonino Burgio, molto attivo a livello anche politico mazzarese. Quali saranno le attività da svolgere qui sul territorio salemitano? Ma sicuramente intanto appoggiando la città di Salemi e ogni sua cosa che fa, e sicuramente parliamo di volontariato, e quindi il volontariato appunto è aiutare il prossimo, quindi dare il nostro appoggio, il nostro consenso a un servizio che va appunto per i cittadini. Questi volontari che hanno formato questa bellissima sezione, sarà a loro affidato il compito di rappresentare appunto, nel senso della parola, il volontariato, con attività che vanno mirate appunto a combattere appunto quello che si chiama l'indifferenza delle persone, quindi va a far conoscere alle persone appunto cos'è il volontariato, e quindi è un buon modo per partire. Io chiedo solamente aiutare Salemi di collaborare con questi volontari e a far sì che accolgano ogni loro buon auspicio per appunto portare avanti questa associazione e far vedere chi sono i volontari. Quindi diamo il benvenuto a Federambiente a Salemi e ringrazio questa città che ha accolto con cuore aperto questa associazione, e faccio i miei complimenti al mio direttivo, al presidente e a tutti coloro che finora hanno supportato e sopportato tra virgolette la situazione. Perfetto, con noi anche il presidente della sezione di Salemi, un'esperienza che sicuramente porterà a molte iniziative sul territorio salemitano. Quanti soci, quanti volontari appunto dell'associazione e quali le prime cose da fare? All'inizio, prima di tutto buonasera, siamo all'incirca di 20 ragazzi qua in sezione comunale di Salemi, che fa parte dell'associazione Federambiente. Inizieremo a fare qualche cosa per Salemi.